fin dall'età di 4-5 anni, quando ho iniziato, mia mamma disperata ha iniziato a mandarmi a giocare a calcio. Io ho sempre detto, anche lei me l'ha sempre detto, che ho sempre desiderato solo fare il calciatore. Cioè, pur di non vederti più giocare a casa col Sì, pallone. io sono stato praticamente cacciato fuori di casa e costretto ad andare a scuola a calcio perché non ce la facevano più a tenermi in casa. Quindi il mio sogno è sempre stato quello, si è realizzato, ma sicuramente credo che se poi non avessi fatto il calciatore, sicuramente avrei studiato, ecco, perché comunque ho finito la scuola, sono diplomato in liceo classico, cosa invece impossibile, perché calciatori in liceo classico credo che sono pochi. C'è stato sempre un rimpianto di mia mamma, sai, le mamme vogliono il La laurea. figliolo che sia dottore, avvocato. Per lei è sempre stato un problema, tra virgolette, che io volessi fare il calciatore, però mo se l'ha segnata. Mi guarda in TV e non dice Va niente. bene lo E va bene stesso. così. Un hobby, cioè cosa ti piace fare nel tempo libero quando ce l'hai? Ma guarda, non ho un hobby in particolare. Mi piace molto stare con i miei compagni, andare magari a fare due passi in centro, andare a mangiare una pizza in compagnia, però ti dico la verità, non ho la PlayStation, non sono appassionato di musica e Ah, non guardo i film. quindi tu non fai Quindi parte del gruppo che gioca a Call of no, non ho la Duty? PlayStation. Io ogni anno provano a convincermi, compro la PlayStation, però non la voglio comprare perché dopo ho paura di rinchiudermi troppo in casa. A me piace stare all'aria aperta, poi da quando sono a Bari il clima aiuta, quindi preferisco andare a bermi un caffè in centro, a fare due passi, che giocare a Call of Duty. Mi ricordo ancora la chiamata del procuratore, che comunque io volevo assolutamente andare via da Firenze perché venivo da 6 mesi di Serie A, dove comunque avevo fatto solo della panchina, della tribuna, quindi volevo assolutamente andare via. E ricevo questa chiamata e mi fa: oh, ti sta cercando un direttore, una squadra a tutti i costi vuole che vai. Ma che squadra è? Il Bari. Cavolo, così lontano. E comunque c'era sempre, sai, soprattutto quando sei più giovane, c'è molto dire non c'ho voglia di spostarmi tanto lontano da casa, qua e là. Quindi all'inizio ero un po' titubante, però era talmente tanta la voglia di andare via che alla fine non ci ho pensato neanche mezz'ora e sono atterrato all'aeroporto. E ricordo con difficoltà i primi 10 giorni all'Hotel Vittoria Palese, questo è vero. Però poi mi sono ambientato subito bene con i ragazzi, il mister Torrenti mi ha dato subito possibilità di giocare. E poi è andata l'amore verso la città, è andato via via aumentando, È crescendo. ricambiato peraltro, molto Sì, ricambiato. diciamo che la gente mi vuole bene. Poi abitando ai margini di Bari Vecchia ormai mi considerano uno di loro, Sì, cioè, poi sei diventato un cittadino ecco. onorario Sì, del Borgo Antico. praticamente sì, ormai è. Questo è il terzo anno che abito lì, quindi oramai conosco tutti i vecchini lì, dei bar intorno al castello, tutti amici. E negli ultimi 2 anni ho imparato ad apprezzare due giocatori che credo che mi ci rivedo molto, ecco, che sono sia Nainggolan della Roma che De Jong del Milan. E sono due giocatori che in mezzo a campo mettono sempre quel qualcosa in più, grinta, coraggio, voglia, e ecco, mi rivedo molto in loro e spero magari un giorno di arrivare anche ai loro livelli. Nel calcio è così, diciamo, ci sono degli anni che parti favorito, con degli anni che invece devi partire dalla panchina. A me negli ultimi 2 anni è successo così, però ripeto, non ho mai avuto paura delle sfide, né voglio trovare una spiegazione a questa cosa. Cioè, gli allenatori hanno le loro idee che poi sta a noi farle cambiare. Quindi spero che Mister Mangia si sia accorto di me, ma non mi levi più dal campo. A proposito del mister, Sto visto che scherzando, mister, mi questa. puoi levare qualche volta. Visto che è una domanda che faremo quasi a tutti, un pregio e un difetto del mister? Allora, un difetto che è molto 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 permaloso, questo lo diciamo spesso. Un pregio che invece secondo me riesce a
a instaurare un bel rapporto con i giocatori, cosa che tanti allenatori non riescono a fare anche con quelli che giocano meno. Dico la verità, io le prime 4-5 partite non le ho giocate, eppure non arrivavi mai al campo con l'odio verso l'allenatore che hai in altre situazioni, cosa che poi in carriera magari mi è anche successa. Pregio è un difetto del direttore sportivo? Un pregio è sicuramente che tende sempre a dirci le cose, a farci arrivare i messaggi con un tono e un modo molto educato, ecco, senza mai alzare troppo i toni. Un difetto che magari a volte mi piacerebbe vederlo più in mezzo a noi, so che magari ha i suoi impegni, però mi piacerebbe vederlo più in mezzo a noi, più magari nel campo, nello spogliatoio, ecco. Il tifoso barese è molto, diciamo, è molto lunatico, ecco, perché magari dopo una vittoria a Catania te lo ritrovi in aeroporto con 1000 persone, magari dopo una partita che perdi a Varese te lo ritrovi un po' meno voglioso di venire allo stadio, ecco. Però li prendiamo così come sono e spero che riusciremo di nuovo a farli tornare tutti allo stadio. Per la prossima intervista nomino un ragazzo che non è di molte parole, però gli piace fare i fatti, Marco Calderoni. Spero che almeno in questa intervista parlerai un po' di più, ecco, del solito. Saluto a tutti voi e se nell'intervista avete qualche rumore in sottofondo dovete ringraziare i giardinieri che stanno sistemando il campo dopo la partita di ieri. Saluto a tutti voi, un bacio.